io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Novembre è iniziato e anche ottobre sì, è volato via. Comunque, quindi ecco i preferiti di ottobre. Per quanto riguarda la musica, la mia canzone preferita è stata Tutta tua madre di J-Ax. Credo sia una canzone molto profonda, molto significativa. E io, vabbè, amo J-Ax da tantissimo tempo, quindi non potevo non amare questo cantore. Per quanto riguarda le serie TV, invece, la preferita di ottobre è stata You, che parla di questo stalker, che appunto stalkera questa ragazza fino a mettercisi insieme. Questa ossessione per questa ragazza inizia quando lei entra nella biblioteca di lui, dove appunto lui lavora, e poi vedremo tutta l'evoluzione che avranno tra la loro relazione. Credo sia una serie TV che insegna molto, perché purtroppo queste persone esistono davvero, quindi credo che non sia solo una serie TV, ma rispecchia una parte della realtà, quindi secondo me dovete vederla, perché mette in guardia su questo aspetto. Per quanto riguarda i film, invece, il preferito di ottobre è stato The Nun. Nonostante sia uscito a settembre, io l'ho visto proprio il giorno di Halloween insieme alla mia amica. E allora, The Nun racconta di una suora in Romania che si è suicidata per qualcosa di soprannaturale, di inspiegabile, e quindi bisogna indagare su questa suora, su questo suicidio. Quindi saranno padre Burke e suora Cristina. Quindi saranno padre Burke e suora Irene a dover indagare sul suicidio di questa suora, soprattutto per il motivo per cui si è suicidata. Per quanto riguarda i libri, invece, il preferito di ottobre è stato Inferno di Dan Brown. Su questo libro ho sentito opinioni molto contrastanti, chi dice sì è bellissimo, chi dice no, non è come tutti gli altri. Ebbene sì, io do ragione a entrambe le parti, perché è molto bello, mi è piaciuto tantissimo, però non è come gli altri effettivamente. In questo libro Robert Langdon si trova a Firenze, perché ovviamente essendo appassionato di Dante, essendo un professore, non poteva non essere a Firenze, però succede che lui non sa perché a Firenze, come ci è arrivato, perché si sveglia in una stanza d'ospedale, sa perché a Firenze, non sa come ci è arrivato, però sa che è ricercato. E deve scappare perché vogliono ucciderlo, lui non sa perché, non sa praticamente niente perché non si ricorda una ceppa, e quindi deve scappare da questi tizi, e per scoprire perché vogliono ucciderlo dovrà farsi aiutare proprio dalle terzine di Dante. Questo libro praticamente è sempre un fuggifuggi, come tutti i libri di Dan Brown, almeno quelli che ho letto. Però io credo sia molto bello, perché a me piace il mistero, piace arrivare alle cose insieme al personaggio. Non avrei mai detto, cioè io ogni libro di Dan Brown arrivati alla fine dico sempre non l'avrei mai detto, perché effettivamente non l'avrei mai detto. Io ve lo consiglio troppissimo perché è bellissimo. Dan Brown secondo me ha una fantasia immane, cioè io non l'avrei mai. Se io dovessi scrivere un libro non avrei la fantasia di Dan Brown, davvero non l'avrei mai. A parte che non ho neanche l'abilità per scrivere, quindi che cazzo. Ora mi manca di leggere solamente Origin di Dan Brown, e poi finalmente posso realizzare il fatidico video su Robert Langdon, perché mi piacerebbe tantissimo farlo. Spero che vi possa piacere, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!